e ci hanno dato soltanto 500 biglietti. Allora, adesso vi faccio vedere la curva. Allora, la curva parte da lì, è parecchio grande. Ora io mi domando com'è possibile che il Pisa ci abbia dato solo 500 biglietti. Allora, io direi che allo stadio Rocco bisogna fare altrettanto, perché qua ci stanno almeno 1500 persone a occhio. Bene, allora questa o è una presa in giro o c'è qualcosa che non mi quadra. Video censurato e rimosso perché non rispettava le normative in materia di spam. Questo quanto successo ieri pomeriggio al vice sindaco Paolo Polidori, dopo la diretta Facebook di mercoledì sera allo stadio Garibaldi, poco prima del match Pisa-Triestina. Nel video il vice sindaco denuncia alcuni aspetti dello stadio pisano, tra cui la manutenzione e i pochi biglietti concessi ai tifosi alabardati, concludendo come, a suo dire, lo stadio Garibaldi non sarebbe da Serie B, come invece lo è il Rocco. Ho fatto un post anche dove ci sono le fotografie del bar e dei bagni. Sono se uno fa il confronto con quello che è lo stadio Rocco, allora io dico già su questo abbiamo vinto la Serie B, perché uno stadio del genere secondo me non può andare in Serie B. Diciamola tutta, ci vuole anche dei servizi decenti e questi assolutamente sono insufficienti. Poi questo stadio non è proprio un granché, diciamo che al posto, ai confronti del Rocco, il Rocco vince 10-1.